Oggi capelli morbidi e setosi, fanno puff con l'umidità. Ehi, ben ritrovati da Andrea Link 91 su Yo-Kai Watch Puni Puni! E oggi abbiamo un evento che mi sta sulle scatole. Già dai timbri, quando voi entrate nel gioco, dopo le 5, vi dà il timbro giornaliero, e da quello che ho visto non mi è piaciuto per niente. Evento di Maten Soranaki, ma vediamo che cosa ha da offrire. Questo Maten Soranaki. Io guardo in basso perché ovviamente ho il tablet qui e dato che registra lo schermo del tablet non posso vedere lo schermo del computer. Siamo con Nathan? Wow! Ogni tanto torna. Evento Portali Bizzarri. Qui non si farma. Bene, prima di cominciare con l'evento, no, a vedere cosa c'è da fare con i portali bizzarri, vediamo quali sono le quest dell'evento che ovviamente sono oscurate a inizio evento, ma io le so già. Da notare che abbiamo anche Dekadama, Timon, wow, abbiamo anche Samura, Fantasmurai, il papà padrino, abbiamo un bel po' di personaggi oggi. Quindi vediamo queste quest per l'evento. Ovviamente sconfiggere il primo livello e giocare almeno una volta all'attacco al punteggio. Sconfiggere il boss della prima mappa, che in genere è il livello 13, e sconfiggere il boss al livello 45. Queste quattro missioni sono quelle che troverete bene o male sempre. Poi in questo caso abbiamo i portali bizzarri. Si suddividono in portali bizzarri normali, portali bizzarri del boss e portali bizzarri del tesoro. Quelli del tesoro sono gialli, quelli del boss sono rossi e in questo caso quelli normali sono viola. Quindi bisogna sconfiggere i portali bizzarri normali 5 e 7 volte per completare due degli obiettivi. Un altro obiettivo richiede di sconfiggere due volte il boss che si trova appunto nei portali bizzarri rossi e con questo si concludono anche le quest su come prendere la Niambo Coin. Però ci sono anche due stage segreti. Nello stage 23 create un puni di dimensione 20, mentre nello stage 40 collegate 20 puni tutti in una volta sola. E queste erano le cose più interessanti da sapere prima delle altre, insomma. Però so già che state vedendo questa schermata, quindi andiamo a vedere cosa ho slottato perché ho slottato l'incredibile. Facciamo quindi ora un po' di slottate, vediamo chi ci capita. Ah, sì, ovviamente sono sempre un po' più spinte di punteggio quelle che effettivamente andiamo a fare a inizio evento. Oh, quattro, beh, almeno uno. Cioè. Io posso anche ritirarmi ora, voglio dire doppia Z e triple S nella stessa slottata. Io sto a posto così. Ne faccio un'altra giusto per scrupolo. Poi dopo vi faccio anche vedere. Cavolo! Ne faccio una tanto per farla, alla fine. Anche non trovo nulla, va benissimo. Altre tre dorate, va, che poi quelle dorate non sempre danno roba buona alla fine. Oggi ho la fortuna dalla mia parte. Oggi. Sono davvero up oggi le slottate sono davvero up. Porca miseria. Allora, questo vabbè, non conta Bastet, ma vabbè, non è per l'evento, però cavolo, doppia S fa sempre comunque piacere vederlo. La doppia S che conta per questo evento è Fantasmurai. Ragazzi, un'altra tanto per vedere? Ci sto prendendo gusto ora. Così ci prendo gusto. Non lo so. Ditemelo voi. Ecco, 4-3-2. Giusto. Altri due Fantasmurai. In teoria, 4, 3, 2. Diciamolo a bassa voce, facciamola. Preciso, 4, 3, 2, 1.
Oh, un po' di sfiga. Oh, meno male, dopo quattro slottate una doveva andare male, no? Oh, sono contento che almeno una sia andata male. Ragazzi, tre slottate, ho trovato tutto. Doppia Z, il padrino, tre fantasmurai, tre fantasmurai. Quell'altro doppia S Grabbastet. Oh, ma di che stiamo parlando? Ah, tribù oscura. Maten Soranaki. Allora, te ti metto qui. Padrino lo mettiamo qui. Il Phantasmurai che è per questo evento è a posto così. Va benissimo così. Sono di livello basso, ovviamente. Ma possiamo cominciare l'evento. Attenzione. Primo Whimsigate. Portale bizzarro. Stanza viola, che non è quella del Rampage. Ok, mini boss, vediamo un po' chi è. Arrabbiatino il tipo. Ah, ma è Zazel. Zazel arrabbiato? Vediamo un po', va. Però sto a collegare Soranaki. Maten, Soranaki. Ah, non ho fatto in tempo a usare. Vabbè. Però, in teoria, lui dovrebbe darci un premio in punti yokai. 10. Vabbè. Passiamo ora invece, insomma, un attimino a vedere qui che cosa si può acquistare con i punti. E abbiamo anche, ecco, sbloccando vari livelli, se battiamo addirittura un minimo di 35 volte il livello del mini boss, possiamo prendere anche il Papa Padrino, ma la forma trasformata. Ah. E abbiamo ben 12 livelli del boss? Wow! E dovrebbe chiamarsi Dottor Complete Limit Break in inglese, non ho il nome giapponese sotto mano. Si sblocca dopo il livello 9, ha un rango Z. È buono, però 9 livelli. Se ci sono 12 livelli in totale, vuol dire che non può. Non può assolutamente essere troppo difficile. In teoria, battere il boss di questo evento. Poi abbiamo vari livelli nei quali possiamo anche comprare le sfere dei portali, ma costano oltre 400 punti e non ce ne sono neanche tante. Che poi qui si farma malissimo, raga. Ad ogni modo, questo video termina qui. Vi ho detto le missioni per le quest, vi ho detto gli stage segreti, vi ho fatto vedere quanto ho sculato e anche i portali bizzarri per questo evento. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione il link per Discord e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!